si è discusso profondamente su tutti i temi e Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro, è stato il protagonista in assoluto di un confronto elettorale che ha fortemente voluto in un teatro San Giuseppe, probabilmente troppo piccolo per poter accogliere tutti coloro che avrebbero voluto partecipare all'evento. La nostra emittente ha trasmesso in diretta alle 18.30 ed in replica alle 21.30 e alle 24 il faccia a faccia tra Lucia Chessa, candidata di Resisto, Alessandra Todde, leader della coalizione larga del centro-sinistra, Paolo Truzzo, esponente unico designato del centro-destra, e Renato Soru, capitano coraggioso della coalizione sarda. Domani gli appassionati di politica e i curiosi troveranno più spazio in fiera alle 11 nel più grande centro congressi della Sardegna per l'organizzazione di Coldiretti, quando si ritroveranno a confrontarsi i quattro candidati designati alla successione di Cristian Solinas. Ma ritorniamo all'evento di ieri sera all'ombra dell'Ortobene, dove quasi come in un confessionale Chessa, Todde, Truzzo e Soru hanno raccontato i loro programmi per registrare che il passaggio più importante è arrivato dopo quasi 2 ore di dibattito, quando è stato affrontato il tema della sanità, forse il più grande problema dell'isola oggi. Una terra estesa come superficie, sempre meno popolata, dove soprattutto nelle aree dell'interno è difficile curarsi. Tutti d'accordo, sarà il primo impegno del prossimo presidente, anche perché l'ultimo tentativo dell'esecutivo Solinas con le case di comunità è risultato fallimentare per la semplice ragione che mancano gli operatori sanitari per farle funzionare. Si sono affrontati i temi del lavoro e dello spopolamento, delle infrastrutture e dell'energia e si è chiuso, dopo il dibattito sulla sanità, con il tema del diritto dei sardi a trasporti adeguati e sostenibili economicamente, tutti promossi per il rigore di comportamento e l'impegno messo in campo in un dibattito civile che è servito a conoscere meglio i protagonisti delle votazioni del prossimo 25 febbraio.